abbiamo appena superato l'ingresso del Parco delle Rimembranze qui di Cagli, siamo appena assieme a Giuseppe Aguzzi, il quale adesso ci darà alcune delucidazioni su questo parco che in effetti fino ad alcuni decenni fa era molto utilizzato dai cagliesi, dai giovani, dalle famiglie. E adesso invece vediamo che nonostante i lavori sono stati fatti alcuni anni fa, poi vandalizzati, purtroppo ci sono alcune cose da sistemare. Prego. Allora, questo parco fu fatto 100 anni fa, a ridosso di un viale, invece voluto dal sindaco Mochi di allora, che era anche presidente della Cassa di Risparmio di Cagli, il viale che circonda le vecchie mura, e di cui c'è la lapide commemorativa 1880, che diede lustro alla città, questa possibilità di percorrere un viale che quasi circondava tutta la parte sud delle mura di Cagli. A ridosso di questo, nel 1920, quindi dopo la prima guerra mondiale, fu costruito questo parco su questa struttura, che in parte conserva ancora le vecchie mura della città di Cagli, quando Cagli era incastellata su in alto, ma c'è ancora la camera di calma dell'acquedotto di Framasseo del 1600, che è stato il primo acquedotto che forniva acqua pubblica a Cagli. Perché? Perché prima Cagli si riforniva d'acqua con i pozzi dentro casa e molta gente doveva andare poi da altre parti per procurarsi l'acqua che gli serviva. Framasseo del 1600 fece questo acquedotto che portò l'acqua in tutta Cagli. Vogliamo proseguire, così vediamo alcune particolarità che ci sono lungo qua il percorso. Allora, fermiamoci un attimo qui. Lì, ricordo perfettamente del resto parco, la prima curiosità era proprio sulla destra, dove c'era una grandissima voliera e dentro c'era un'aquila. Poco lontano, in un'altra gabbia, veniva tenuto, periodi diversi, o una volpe o addirittura un lupo. Povere bestie, erano tenute lì e il custode del Pincio, famoso Vagnarelli, pensava a nutrire sia l'aquila che il lupo o la volpe. Proseguendo su questo viale, che questo era chiamato il primo viale, proseguendo su questo viale vediamo degli alberi. Cosa c'è? In fondo abbiamo la cappella proprio dei caduti della prima guerra mondiale e dentro ci sono i nomi dei caduti. Ma una cosa molto bella era che ogni albero che vediamo qui aveva una targa con il nome del caduto, quindi ogni albero era stato dedicato ad un caduto della prima guerra mondiale. Era una cosa meravigliosa, perché era un ricordo. Poi salendo si vedevano le panche dove ci si poteva sedere e addirittura da bambini, sempre sotto lo stretto controllo del custode di Vagnarelli, con l'erba si disegnava un quadrato, si tracciavano le righe e ci si giocava al filetto con dei sassi e cose del genere, ma sempre nel rispetto del posto. Il posto era una meraviglia, era diciamo in un certo qual modo l'orgoglio di Cagli, nel vero senso della parola. Un fiore all'occhiello. Proseguiamo. Siamo proprio sotto il tempietto del Prosperetti, che diciamo è il fulcro di tutto questo parco, che è visibile dall'ingresso e poi da qui si diramano gli altri viali del parco. Ecco, ci dà alcune altre delucidazioni Aguzzi su questo stabile. Allora, Prosperetti fu un grande scultore del inizio Novecento di Cagli, cagliese. Per realizzare questo tempio lo disegnò lui, lo progettò lui, lo scolpì lui con l'aiuto di un altro grande che era Saturno Ridolfi, che poi insegnava nell'istituto d'arte, nella scuola d'arte, insegnava proprio la lavorazione del marmo. Il Prosperetti fu chiamato addirittura per scolpire i capitelli nell'altare della Patria. I capitelli furono scolpiti proprio dal Prosperetti, quindi pensate il valore capacitativo. Esatto, ma era un artista nel vero senso della parola, lo si vede da questo. Ecco,
questo nell'interno ci sono le targhe con i nomi dei caduti, che erano ripetuti, come dicevo prima, sugli alberi. Ogni albero aveva una targa in ottone con la dedica al caduto. Una cosa molto importante è quella scritta: per gloriam in eternum viventibus, per la gloria eterna dei viventi, cioè si sono sacrificati per la gloria dei viventi. Questo è estremamente importante. Bisogna capire queste cose per poter lasciare a chi verrà la piena funzionalità e il pieno ricordo di queste strutture. Esatto, il tributo della vita di queste persone deve essere monito per tutti quelli che poi sono venuti e verranno dopo di loro. Passiamo adesso a queste altre cose che si possono vedere qui vicino. Qua c'è un cippo, c'è un'aquila. Ecco, lì, anche lì abbiamo i nomi dei caduti, che riguardano anche la Seconda Guerra Mondiale, non solo la prima. Poi l'aquila fu messa con, ricordo la commozione di mio padre, ex alpino, nella Prima Guerra Mondiale, fu messa proprio per il raduno degli alpini qui a Cagli, fu posata quell'aquila. Venne posto anche questo cannoncino da montagna, sì, come ricordo proprio della cattiveria umana. Non deve essere un elemento di curiosità, ma un elemento di ricordo proprio dell'animo umano, quando l'animo umano diventa cattivo e fa la guerra. Far riflettere sui danni che, esatto, questo tipo di attrezzature procura. Adesso vedete da questo punto proprio la conformazione dei viali del Pincio: il primo viale, che era il più importante, il secondo, il terzo, poi c'era l'altro molto più ristretto, che era in cima, dove si andava a giocare perché si era meno controllati e meno visti. Qui il 4 novembre e il 25 aprile arrivavano manifestazioni importanti, ecco, le manifestazioni commemorative. Il 4 novembre, perché era la fine della Prima Guerra Mondiale ed era proprio dedicata a questo monumento che abbiamo. Il 25 aprile, perché è la festa della Repubblica d'Italia, quindi la banda, il comune, sempre qui a festeggiare queste importantissime giornate. Quassù invece abbiamo una cosa molto importante che riguarda la storia di Cagli, nel vero senso della parola. Questa è l'ultima particolarità che vediamo all'interno di questo parco, questa bella fontana. Allora, questa è la fontana pubblica, sia di decoro che di utilizzazione, più antica di Cagli. Fu posta, realizzata e posta nella piazzetta davanti alla chiesa di San Giuseppe. Perché? Perché l'acquedotto di Framasseo, che partiva dalla Banderuola, che aveva una camera di calma proprio quassù, di cui c'è una targa che dovrebbe essere salvata, scendeva poi su questa fonte e da lì tutta la gente poteva poi approvvigionarsi di acqua e anche godere della bellezza di questa fonte. Ecco, purtroppo dal mio punto di vista vederla così, con le bottiglie di plastica dentro, completamente abbandonata, onestamente mi dà fastidio. È un monumento che dovrebbe essere posizionato e salvaguardato in una posizione diversa, salvaguardato, messo in evidenza, cioè è un monumento importante. Ecco. Il parco mi pare che sia proprio riconosciuto come monumento nazionale? È stato, negli anni 30 è stato riconosciuto come monumento nazionale. Quindi tutelato dalle... Esatto, sì, però bisogna farlo presente questo, perché sennò ci si dimentica. Qui sopra ci sono tratti, allora, oltre il viale del Pincio c'è ancora, e anche quello dovrebbe essere in un certo qual modo restaurato, l'acquedotto, e si vedono ancora i buchi che ci sono, poi è servito come tana di tanti animali, l'acquedotto che portava l'acqua a Cagli nel 1600. E ci sono anche tracce delle vecchie costruzioni, antichissime costruzioni, di quando Cagli era in alto, sul colle.